da questo puro biancore dell'essere lasciato, no? Questa macchia di luce lasciata da Heidegger. Ecco, io ovviamente ritorno al vecchio Nietzsche, Sì, diciamo. che è il tema del libro proprio. Ecco, e quindi il discorso è questo. E Nietzsche parla, no, nell'Isola dei Beati di Zarathustra, se vi fossero dei, no? Come potrei sopportare di non essere un dio? No? Se vi fossero creatori, come potrei sopportare io di non essere un creatore? Allora, se vi fosse questo essere, questo dio, mutando, no? E Severino dice, non viene lasciato spazio all'uomo per creare alcunché di nuovo, perché vi sarebbe un immutabile. Severino da questa lettura, io non la prendo dal punto di vista così ontologico, però è possibile, insomma, una trasformazione. Se, come dice Nietzsche, no, se l'evidenza è il creare, no, dice bene Zarathustra, l'uomo deve creare e creare libera. E Nietzsche da questo punto di vista, sì, si allontana sicuramente da Heidegger, lascia spazio a, come si può dire, a una trasformazione, del reale, però che non penso si possa essere appunto letta solamente come trasformazione dell'ente, come fa Heidegger, insomma, di puro autopotenziamento, perché effettivamente, e poi quando si leggono gli autori che Heidegger critica, si vede più Heidegger che l'autore stesso, Certo. spesso, no? C'è anche questo giochino da ricordarsi. Ecco, prima parlavamo, ecco, appunto di creare, parlavamo anche, io citavo, bella parola, no? Quel concetto di praxis, no? Di atteggiamento verso il reale, verso la trasformazione. Ecco, io penso appunto sia possibile scorgere, ovviamente in maniera diversa, in Nietzsche, però un atteggiamento attivo di trasformazione. E in fondo. Sì, uno dei temi centrali del tuo libro è proprio questo relativo al rapporto tra, diciamo così, concezione dell'essere e redenzione. Ecco, in Heidegger, in qualche modo la parte redentiva è altamente indebolita, affidata a una fioca speranza quasi messianica in svolte Certo. dell'essere e della storia dell'essere, dove appunto l'uomo non ha parte. In Nietzsche, invece, tu rilevi, credo correttamente, una maggiore apertura alla prassi redentiva dell'oltreuomo. E così si spiega anche la lettura che certa sinistra, a partire dagli anni 70, ha fatto di Nietzsche come teorico dell'oltreuomo, inteso essenzialmente come teorico del superamento del capitalismo, del nichilismo capitalistico. Con esiti anche discutibili da un certo punto di vista, se penso a Deleuze o a Battimo, interpretazioni geniali, intendiamoci, ma con, a mio giudizio, delle problematicità che ora non è il caso di affrontare, ma che vi sono, io credo. Il punto qual è? Io credo, il punto è che se noi concepiamo alla maniera heideggeriana il tecnocapitalismo come prodotto della storia dell'essere, allora effettivamente il corollario diventa quello dell'intervista der Spiegel. Solo un Dio ormai ci può salvare. Nessuna prassi redentiva è possibile per noi. Anzi, ogni possibile o autoconcepente, sì, prassi redentiva in realtà peggiora la situazione, perché ripropone i moduli del fare tecnico. Se noi invece concepiamo il capitale alla maniera di Marx, in ciò allievo fino in fondo di Hegel, questa è la genialità dell'interpretazione di Heidegger, aver egli concepito Marx come interno alla visione metafisica propria dell'idealismo, quella che pensa l'essente come posto, l'identità fichtiana dell'io e del non io, hegelianamente l'identità di sostanza e soggetto. Prefazione alla Certo. fenomenologia dello spirito. Bene, Marx è interno a questa metafisica, concepisce l'oggetto come Gegenstand, come posto e contrapposto dal soggetto a sé, e quindi il corollario della posizione di Marx non è l'accettazione di una redenzione possibile affidata alla storia dell'essere,
ma è invece in maniera diametralmente opposta affidata alla prassi umana e all'organizzazione della medesima nelle strutture della organizzazione politica. Ecco, se Heidegger è esteta dell'inazione, Marx è pensatore della politica, dell'organizzazione della soggettività rivoluzionaria che tolga la contraddizione. Ecco, io credo che Nietzsche, da questo punto di vista, resti in maniera ambivalente a cavaliere tra le due posizioni, perché sicuramente, come Marx, pensa che ci debba essere una soggettività in grado di trascendere il presente, di attivare una prassi, come dicevi te, cristiana più che marxiana, probabilmente, di redenzione. Ma come Heidegger, in qualche modo, mi sembra indeciso su quale possa essere questa prassi. Mi pare che non sia così preciso nel delineare i contorni di questa prassi redentiva. Non so come la vedi tu. Sì, allora.